Francesco Cavallone e Antonio Pagliarulo, presidente e assessore delegato al turismo della Comunità Montana Vallo di Diano, hanno preso parte alla Borsa Mediterranea del Turismo. Su invito dell'assessore regionale campano Felice Casucci, l'ente montano con sede a Padula è stato il solo ente comprensoriale campano chiamato a discutere e testimoniare sulla strategia turistica posta in essere, soprattutto per quanto riguarda le aree interne. È stato un onore condividere idee e visioni con altri sindaci, incluso il presidente di ANCI Campania e sindaco di Caserta, Carlo Marino, lo ha detto il presidente Francesco Cavallone. Ascoltiamo l'intervista all'assessore Pagliarulo. Ieri insieme al presidente Cavallone abbiamo partecipato su invito appunto dell'assessore Casucci a questo confronto incontro che abbiamo avuto alla BTA a Napoli. È stata un'occasione per noi per far capire la nostra visione, la nostra strategia con la quale noi stiamo accompagnando questo nostro progetto. Casucci e l'assessore Casucci ovviamente ci sta affiancando in questo percorso e noi lo ringraziamo perché effettivamente attraverso questa nostra progettazione stiamo cercando di condividere insieme a lui la prima DMO territoriale. Proprio ieri ne abbiamo parlato insieme a tantissimi altri comuni della regione Campania. Noi eravamo l'unico ente che comprendevamo 15 comuni, appunto tutti quelli del Vallo di Diano, di cui ieri abbiamo esplicitato per ogni comune le proprie peculiarità e soprattutto quelle basi di partenza cui noi prendiamo spunto per far sì che questo territorio possa, diciamo, uscire fuori con questa strategia comune. Abbiamo portato lì all'attenzione dell'assessore e di chi ovviamente ci stava ascoltando la questione reputazionale che abbiamo come territorio del Vallo di Diano e soprattutto la convinzione che questa strategia può portare sicuramente buoni frutti a tutti i cittadini del Vallo di Diano, ovviamente chi potrà venire a visitarci nei prossimi mesi.